Se il confronto fosse estetico non ci sarebbero dubbi, la finale fra Inghilterra e Spagna sarebbe della Spagna, solo la squadra di Luis de la Fuente, il Sosa di Stanley Tucci e il Cigno, l'altra, l'Inghilterra, è soltanto per ora il brutto anatroccolo. La Spagna ha fatto vedere tante cose, un gioco ben fatto ma anche tanti talenti, pensate alle due ali, Lamine Yamal che è il cannoniere più giovane di sempre dell'europeo, non ha ancora 17 anni, neanche Pelé e Maradona a quell'età giocavano in nazionale e facevano così bene, dall'altra parte Nico Williams, uno che salta tutti sulla fascia sinistra ed è veramente bravo, Morata il centravanti che fa giocare bene tutti, e poi attenzione al centrocampo, il centrocampo della Spagna con Rodri che è il miglior regista assoluto, con Fabian Ruiz che ha fatto un europeo straordinario, con Dani Olmo che è entrato al posto di Pedri e squalificato ma è già a quota 3 gol, è veramente uno spettacolo assoluto. Dall'altra parte l'Inghilterra perde nei talenti. I talenti dell'Inghilterra sono Bellingham, ovviamente, di cui si parla tanto e che punterà al pallone d'oro. Sono Foden e Kane, ma se pensate che la partita di ieri, nel momento in cui bisognava vincere, sono usciti proprio Foden e Kane, significa che c'è qualcosa che non va. Anche perché Foden è uscito nel momento in cui aveva fatto una partita buona, aveva pizzicato la traversa, aveva avuto delle idee, aveva fatto in modo che andasse bene la storia, che ci fossero degli sviluppi e delle azioni importanti. Eppure Southgate ha tolto lui, ha tolto anche Kane, il campione a cui nessuno rinuncerebbe. E però se tu togli Kane e alla fine segna Watkins, la prima palla che prende la impatta benissimo, ma la stessa palla passa fra le gambe del miglior difensore dell'europeo, De Vrij, e si insacca a pochi centimetri dal palo, allora vuol dire che il fato sta strizzando l'occhio all'Inghilterra. Tutti parlano male di Southgate, che forse doveva togliere Bellingham, che è sicuramente l'uomo che manca all'Inghilterra, però l'Inghilterra arriva sempre in fondo, con lui è arrivata una volta ai quarti, una volta in semifinale del mondiale ed è la seconda finale dell'europeo, e se una squadra tante volte fa tanta strada, prima o poi arriverà fino in fondo e insomma magari il brutto anatroccolo riuscirà a essere più bello per una volta del decantato e apprezzato Cigno.